una traversata difficile di Dario Piovera. Un'immagine che devo dire, quella che ho selezionato io, mi commuove, perché per chi ama la fotografia come me, la fotografia è il sangue che c'è nel mio corpo, è un'immagine magica, incredibile. È una cosa che non faccio mai, però siccome ho scritto un testo e per non perdermi neanche una parola lo vorrei leggere velocissimamente, ho scritto: un'immagine commovente di traversata dal sapiente uso del bianco e nero che evoca la magia del bianco e nero di Robert Frank. Un'immagine di leggerezza calvinista in senso letterario, sembra ispirata dalle pagine di Italo Calvino. In questo scatto ritrovo la sintesi di tutte le immagini del mondo. Questo leggero divagare esprime fragilità e al tempo stesso la forza di un pathos intimo. È un'immagine capace di connetterci al nostro mondo interiore. La guardo e penso a mia madre Leonora, che flutto nel mio cuore. Grazie Dario. Quando Luigi Ghiri parlava dell'immagine del mondo presa dalla Luna e diceva che era la madre di tutta l'immagine, ecco, mi piace pensare che senza andare sulla Luna, Dario è riuscito a creare questa immagine di un'efficienza, di una efficacia a livello emozionale incredibile. È un'immagine fatta di niente, fatta di fragilità. Ci ritroviamo tutti noi nella nostra essenza, nella nostra quotidianità, e quindi che dire, grazie Dario, veramente un'immagine per me strabiliante.